Sì. Appena svegliato mi sono letto qualche piccola frase di Canetti, l'autore sul quale mi sono formato quando ero ragazzino, e continuo a leggerlo con piacere. E parlava della città perfetta che può annoiare, perché poi non hai più, come dice lui, non hai più nostalgia, non hai più la nostalgia di altro. E pensavo che si potesse applicare anche al vino come concetto. La nostra continua ricerca del vino perfetto, che poi alla fine necessariamente si deve risolvere in un imperfetto, altrimenti primo non avremo più stimoli, secondo, trovato il vino perfetto, gli altri non avrebbero più senso. Sai, la città perfetta è interessante, io credo che sia più un'idea, no? E poi comunque già il fatto che la faccia una persona solo di per sé è una imperfezione, e lo stesso vale per il vino. Il fatto di fare una città perfetta vuol dire che c'è una persona sola, no? Che la studia. Certo. Perfetto. Il vino, in la questo, città è la città del sole. Il vino perfetto non esiste, secondo me. Può esserci qualche annata, sicuramente, che ti piace molto di più, almeno per i vini rossi, sai. Più che non, e anche per i bianchi, per tutti i vini. E in ogni caso io tento sempre di fare il vino che mi piace. Io non ho formazione enologica, formazione scientifica, ma non enologica. Sì. Però parlando con gli enologi, noto questa tentazione di fare il vino perfetto, che è giusto che ci sia. Però a volte non è necessario. L'idea, sai, poi il vino è quello che viene da tante cose, insomma, non può esserci la perfezione. Sono troppe variabili che ci sono. E poi a me la perfezione così come dogma mi fa anche un po' paura. E vengono fuori delle annate che magari prima giudicavi in una certa maniera, che magari hanno più longevità, e poi comunque ti ricordano una vendemmia, un anno della tua vita. C'era qualcuno che diceva che ognuno di noi può fare al massimo 30-35 vendemmie, no? Cioè anche rendersi conto della propria di avere un tempo, no? Di avere un tempo e di poter... È un portatore di ricordi. È un portatore di ricordi, quindi secondo me un ricordo può essere bello anche se in fondo poi così l'annata è stata così così. Cioè, poi comunque non si sa mai, no? Perché il vino è vivo. No, ma appunto è un percorso di vita, no? È un percorso di vita, poi bisogna avere il tempo di fermarsi ogni tanto, di riflettere. Noi stiamo viaggiando tutti molto perché... E il mondo è il nostro mercato, fortunatamente è anche divertente, perché se io penso ai nostri nonni, se potessero pensare ai viaggi che stiamo facendo noi, penserebbero che siamo matti. E comunque siamo anche fortunati, perché tramite il vino poi riusciamo anche a conoscere le persone che lavorano nei paesi e anche a conoscere meglio le loro culture, perché se parti dall'alimentazione poi capisci tante cose, quindi questo a me mi ha arricchito. Però ecco, anche ritornare sui ricordi, bisogna avere il tempo anche per se stessi e anche per i propri affetti, e le vendemmie servono anche a questo. Quando saremo più vecchi probabilmente avremo anche dei bei ricordi da poter assaggiare. Questa è la nostra fortuna.